Is there anybody out there? Can you hear the sounds? Is there anybody listening to what's going down? Send the SOS out to the crowded faces. Send the SOS out to my favorite haven. Teleport my skeleton across the freeways, barcode DNA for the new age, automated love. Charge it on my credit card. Toxic terrors buried in my front yard. Consciousness streams instantly. Upload my plastic philosophy. I'm hopscotching through the graveyard avenues, counting up the murders on the straight-faced daily news. Hello tomorrow, come and shake my hand. Let's start the party in the promised land. Is there anybody in here who would dare look twice? Is there anybody watching all the horror show sites? Send the SOS out to the paradise faces. Send the SOS out to the radiated havens. Hijack the history in the dungeon. Build a brave new world for the plundering. Shrink wrap romance. Big spending. Automated payments. Never ending. Consciousness fades instantly. Download my favorite personality. I'm cruising through the skyscraper wilderness. Tally up the crimes and the lawless emptiness. Hello tomorrow, get up and dance. Let's join the party. Come and take my hand. È pieno, ma fammi vedere la chat. Ancora? Allora succede, mutato, succede questa no, cosa succede no, questa cosa ogni fare, volta che cambiamo stavolta sono giustificato per colpa di qualcuno che non menzionerò. Abbiamo cambiato piattaforma di telechiamata, di videochiamata, e non sono io e non sono e quindi niente, siamo passati a StreamYard, che salutiamo. Infatti c'è sopra la testa di Andre, c'è una S e una T, salutiamo StreamYard che ci ospita con questa videochiamata. Banda alle ciance, ricominciamo. Benvenuti o ben ritrovati qui su Weird TV, appuntamento di Weird Tales, la rubrica di Dr. Wolf, io e Mr. Payne, a cui do il benvenuto. Ciao Fra. Io Neo Custom Miniature Sveglia Amici. Ciao Wolfettone. Ciao. Che bello che sei con quello green screen dietro. Ma metti qualcosa dietro, metti qualcosa. Adesso, adesso metti il logo di Corridan. Sì, vabbè. Lo metto davvero. Adesso lo metto davvero. Ci sta. E comunque, se adesso non so, Betta, salutiamo Betta, la padrona di casa. Giustamente, le diamo il benvenuto. Oh, finalmente. Scusate. Ciao ragazzi. Finalmente la vediamo qui su questa rubrica. Adesso salutiamo anche Andrea, ma prima voglio fare una domanda a Betta. Quando hai aperto insieme a Max Weird nel 98, avresti mai pensato che avresti assunto un social media manager che si fa le sopracciglia da Lady Gabbiano? Non devi per forza rispondere. Sei un po' metrosexual Dissocio, ragazzi. Sei un metrosexual. Ma abbiamo un ospite! E che ospite? Diamo immediatamente... Esatto. L apostrofo ospite con la maiuscola. E anche là. Diamo il benvenuto ad Andrea, più comunemente conosciuto come Corridan, se non ho letto male. Buonasera. Giusto? Buonasera, sì, a te, sì, benvenuto, sì, e grazie di aver accettato il nostro invito. Ringraziamo anche tanto Electra Blake per aver fatto il follow al nostro canale.
E ringraziamo questa fantastica chat che è qui con noi a farci compagnia questa sera. E grazie di avermi fatto notare col microfono in muto entro il minuto. Ho fatto anche le rime. Esatto. Quindi grazie Sergio. Ciao Marco. No, è già successo con Weird, la mia prima intervista di Weird. Lascia fare. Sì, lascia fare. Salutiamo Mapo, salutiamo Evo, Julius, Super Drag MC, mio marito Electra, immaginavamo, ciao Electra, e Biolio, e Weird Team ovviamente, Betta, e il nostro Evolution che è sempre di fretta, è sempre i danni, cosa vuoi che sia, ciao. Bene, iniziamo subito con l'introduzione. Siamo qui questa sera insieme al nostro ospite per parlare dell'importanza delle community e dei content creator, influencer, chiamiamoli come vogliamo, all'interno del nostro settore. Abbiamo pensato immediatamente a Coridan non appena io, Betta e Fra ci siamo confrontati su chi poter chiamare. Siamo molto grati il fatto che Andre abbia deciso di venire come ospite, ma prima di ogni altra cosa ti chiedo per favore di introdurti, raccontare chi sei alla nostra community, anche se penso che non ce ne sia tanto bisogno, ma è sempre bello, fa sempre comodo. Quindi a te la scena. Allora, io ho aperto il canale circa più o meno, ora saranno, cioè che l'ho aperto vero e proprio saranno almeno 7 anni, qualcosa del genere. Però che poi dopo ho iniziato a caricarci video regolarmente, diciamo negli ultimi 5-6 anni, una cosa insomma che facevo regolarmente tutti i giorni, ci caricavo magari un video, ci sono stati anche periodi di 2 video al giorno e cose del genere. Io come scuola, insomma da classe 82, sono sempre stato un fissato di giochi di ruolo. Ho iniziato, insomma, penso come la maggior parte di noi, abbastanza giovane, perché avevo 10-11 anni forse che mio padre mi portò a casa il primo libro di Lupo Solitario, ma proprio il numero, bello, proprio il numero uno. Il numero uno, Lupo Solitario, è bellissimo. Quindi son partito proprio col numero uno, esattamente, la spada del sole, tutte quante le cose, e lì mi è piaciuto da morire. Però insomma, poi diciamo che a livello di gioco di ruolo vero e proprio l'ho approfondito un po' più avanti, diciamo già tipo 14 anni, 15, una cosa del genere. Ovviamente con D&D scatola base, scatola rossa. Beh, vabbè, rossa. Anche perché non c'era tanto altro. No, quindi ho D&D, non si scappava. Sì. E comunque ho sempre giocato di ruolo, mi è sempre piaciuto come tema, appunto, come attività ludica, soprattutto con gli amici. La mia storia su YouTube è un po' strana e particolare, perché io avrei voluto iniziare a fare subito più o meno quello che faccio ora, cioè nel senso giochi da tavolo, giochi di ruolo e cose del genere, però non avevo la casa, perché l'ho sempre raccontata anche tante volte, Elisabetta e tutto, cioè io fino a 2 mesi fa ho avuto un soppalco di 4 metri quadri in cui non so come ci stava la roba, ce l'avevo sotto tipo sedia, non c'era il posto fisico, no? Era spettacolare i tuoi vecchi video con il green screen, il telo, eri in castello, erano bellissimi. Non potevo far nulla, non mi potevo nemmeno muovere, prendevo una gomitata, spaccavo mobili, sicché sono sempre rimasto un po' fermo. E allora ho detto, ma visto che avevo comunque la voglia di mettermi in gioco un pochino e tutto, ho iniziato con i videogiochi, che se posso aprire una piccola parentesi, tornassi indietro non l'avrei fatto, almeno non nella maniera come l'ho fatto ora, anche perché avrei iniziato subito a trattare l'argomento che tratto ora, che è la mia vera passione e tutto quanto, però comunque ho iniziato a fare quello che potevo fare, mettiamola così. E insomma, nell'ambiente ci sono da un pochino, ci ho avuto ovviamente anche lì un periodo, mi sono fermato per circa quasi un anno, 8-9 mesi, una cosa del genere, mi sono fermato, poi c'avevo un lavoro, insomma non ci potevo più stare dietro, tornavo la sera tardi a casa, una cosa del genere, quindi comunque mi sono fermato. Però, diciamo, più o meno ho sempre cercato di portare quello che mi piaceva, e anche in campo videogiochi, magari chi mi ha seguito un po' lo sa, anche in campo videogiochi ho sempre cercato di metterci un po' di roleplay, un po' di gioco di ruolo. Infatti giocavo magari a volte... sono scomparsa il webcam? No. Nella live. Noi ti vediamo. L'ho vista un attimino sparire nella live. Succedono cose, sai. Magari, che ne so, prendendo giochi tipo Gmod, Garry's Mod, oppure Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, ho sempre cercato di fare, di interpretare personaggi e cose del genere. Perché comunque la mia passione principale è quello, il gioco di ruolo. Infatti ultimamente che ho un pochino riattivato il canale di Twitch, ho riniziato a fare appunto giochi di ruolo. Quindi là porto unicamente partite, giocate e cose del genere, usando Tabletop Simulator. Che secondo me è la bomba, è la piattaforma. Certo. Nel frattempo ho messo, scusatemi, anche tutti i link di Andrea.
Ok, quindi li trovate tutti quanti qua. C'è Sergio che ricorda del tuo video col ventilatore al posto del condizionatore. Sì. Elettra ricorda le testate sulle travi, ma questa è un'altra storia. Andate a vedere i vecchi video su YouTube di Andrea, giustamente. Cavolo. Via tutti, no. Si riparte dalla casa nuova. Esatto. Appena finisce la live, correte su YouTube. Subito. L'anima, è proprio l'anima vintage questa. Infatti. Detta, stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto. No, niente, stavo dicendo che come quando noi abbiamo conosciuto Andrea è stato un'illuminazione, perché Andrea noi non lo conoscevamo prima che ci sentissimo, giusto Andrea? Sì. E in realtà quello che ci ha subito interessato è stato il modo in cui Andrea presentava i nostri giochi alla fine, in cui avrebbe potuto dare lustro ai nostri giochi. E io qui in effetti voglio sottolineare l'importanza dei content creator delle comunità, delle community di content creator, in particolare di quelli bravi, sì. come Andrea e come anche Francesco, perché anche Francesco alla fine ha iniziato così con noi. E faccio una domanda, Andrea, raccontaci di questa tua esperienza in pratica, di quanto fatichi e di come procedi quando devi in pratica far vedere un nostro gioco, farlo apprezzare, farlo amare anche agli altri. Allora, questo è un discorso un po' particolare, perché ultimamente, ultimamente, nell'ultimo annetto, ci ho fatto anche un video, tra l'altro, sul canale tipo una settimana fa, 10 giorni fa, una cosa del genere, sono stato un pochino criticato, ma non dalla gente che comunque mi segue, che comunque mi conosce da una vita anche su altri temi, più che altro magari nuove persone che magari sono iscritte al canale o che non sono iscritti, ma ogni tanto guardano un video, perché comunque diciamo che in questo ambiente qui sono uno degli ultimi arrivati. E non ho cercato di introdurmi nemmeno a livello di recensore o a livello di magari persona che fa i tutorial dei giochi, che è un argomento che non mi è mai interessato. Infatti, ora poi appunto ti rispondo subito alla domanda, sì. La cosa che mi hanno sempre detto, che magari visto dall'esterno, sono onesto, le posso dare ragione, ma la potrei chiedere da solo, mi fanno, ma è possibile che tutti i video che fai, più o meno un video ogni 2 giorni, tutti i giochi che presenti, per te sono tutti bellissimi, per te sono tutti spettacolari, per te sono tutti stupendi. Sono tutti stupendi, sono tutti belli, ma ci sarà un gioco di ruolo che fa schifo oppure che non ti è piaciuto. Io quello che ho sempre detto ho fatto, ma è capitato poche volte, anche addirittura una sola volta con Elisabetta, che mi viene proposto un gioco, può capitare nel senso, però che mi viene proposto da loro. Di solito sono io che li faccio, c'è mica una copia di Mouse Guard, sì. Oppure c'è mica una copia di Coriolis, capito? È vero. Anziché, cioè, se vado a chiedere un gioco, è inutile poi dopo prendere un gioco, farselo mandare e poi dopo dire che non sa di niente, che è brutto, capito? Cioè, mi sembra anche un insulto. Quindi se vado a chiedere un gioco, io prima mi documento, guardo 390 video che me lo spoilero tutto, però almeno so già com'è, capite? Certo. Quello è il fatto. Certo. Ed è una cosa che non mi piace. Infatti sul discorso dei content creator che possono servire al 300.000%, sì, perché secondo me non è perché lo faccio, servono perché hanno la nuova televisione di oggi, mettiamola così, un contatto diretto col pubblico, magari c'è chi li fa giocare, c'è chi magari va alle fiere, c'è chi magari presenta il prodotto e cerca anche di attirare gente a cui non gliene frega niente. Io ho attirato 2 miei amici ultimamente che giocano con me di ruolo, non hanno mai giocato in vita loro e hanno 30 anni, cioè e proprio non gli piaceva il gioco di ruolo, però piano piano ce l'ho introdotti. Ma il content creator dall'altra parte, che purtroppo ahimè qualcuno esiste, che si fanno mandare roba a casa e dopo la spregiano e magari prendono anche soldi per la recensione, quello magari è una cosa un pochino deleteria, secondo me, capito? Perché poi comunque la recensione non deve essere pilotata. Se te mi mandi un prodotto io sono libero di dire che non mi fa di niente. Sì, però io lo confermo, infatti. C'è modo e modo, capito? Di dire le cose, certo. Soprattutto ma non certo. Se lo chiedi te. Mentre invece per quello che riguarda le community sono una cosa importante. Ora io non me ne sono mai fatta una mia vera e propria, perché io ho un problema, come penso, nel senso, chiunque giochi di ruolo tratti comunque questo argomento qui. Purtroppo, se si prendono videogiochi, ad esempio, un canale come Sabaku, per fare un esempio, che lui tratta Dark Souls e lo tratta benissimo, però ha un canale completamente dedicato a quello. Cioè, se gli togli Dark Souls e Souls-like, il suo argomento è quello là. Poi su Twitch fa quello che vuole. Certo. Però il suo canale è questo. Un canale che tratta 300.000 passioni come c'ho io, perché c'ho Alien, c'ho Terminator, c'ho Conan il Barbaro, c'ho il Fantasy, c'ho il West, cioè c'ho tutto, mi piace tutto a me. È difficile poi dopo farti, non fare appassionare la gente, ma
comunque farti una community, perché chi ti segue sì. per Conan, poi quando porti Alien non te lo guarda il video, capito? O comunque sì. sarà molto meno interessato. Sì. Però comunque farti una community magari su un argomento principale, su un tema, i giochi di ruolo, i giochi da tavolo, le stampe 3D, insomma quello che è, secondo me è una cosa importante. Anche perché la forza di un content creator si vede anche comunque e soprattutto forse dalle persone che lo seguono. Se no è anche inutile farlo. Lo seguono anche per la sua conoscenza, permettimi, perché molti content creator che presumono di parlare di giochi, eccetera, prima stavi dicendo questa cosa, in realtà non hanno i numeri per farlo. Mentre quello che fai tu, quello che fa anche Francesco, è conoscere il gioco, e divorarlo, certo. farlo proprio. Certo. E quindi questa è la differenza. Posso dire una cosa, ragazzi? Stavo pensando veramente, parlava Andrea, dal lato mio, perché è la stessa cosa, no, che faccio anch'io, che in realtà, Andrea, stavo pensando, io per esempio sono un entusiasta, quindi sono un po' come te, cioè mi occupo di giochi di ruolo e miniature, in questo caso molto orientate all'interno della Games Workshop, perché provengo da quel mondo lì. E devo dire che in realtà cioè, è proprio una questione di indole umana quella di cercare il negativo, e soprattutto le community, specialmente le community Games Workshop, ma anche quelle dei giochi di ruolo, tendono ad avere il dente avvelenato magari nei confronti della cosetta che non gli torna all'interno del regolamento, esatto. eccetera, esatto. eccetera. No? Esatto. Io invece sono uno che cerca di mettere sempre le cose positive, quindi quando parlo di qualcosa cerco prima i lati positivi, e poi se proprio c'è qualcosa, ma deve essere proprio qualcosa di pesante, l'ho fatto, perché se guardate sul canale mio ho stroncato quasi completamente, mi è quasi dispiaciuto, sono morto, ho stroncato i colori contrasti qua. Sì, ci sono rimasto male perché non ho trovato niente di positivo, ho dovuto dirlo, ragazzi, se dovete prendere i contrast della Games Workshop, sono rimasto male di quelli fatti dalla Scale 75, perché durante le prove fatte davanti alla telecamera non davano l'effetto dei contrast della Games Workshop, e quindi non riuscivo ad avere quel tipo di effetto. Allora ho detto, molto utili, trovando un lato positivo da integrare insieme a altri colori, però oltre quello non fanno quello che devono fare. Salutiamo la Games Workshop e ringraziamola se dovesse seguire mai questa live. In questo momento Payne è un po' come Cristiano Ronaldo che agli europei sposta la Coca-Cola. La Games Workshop mi sta guadagnando, parlo della Scale 75, la Games Workshop sta guadagnando, sto dicendo che i contrast funzionano meglio. Però al di là di questo, insomma, è proprio una questione di honest review, no? È vero, che se cerchi il lato positivo... Coridan, io ti ricordo, e me lo sono legato al dito, e positivamente, ti ricordo che tu hai contestato una cosa in Coriolis, che non mi ricordo qual era, ma me lo sono legato al dito positivamente, perché questo ha dimostrato la tua serietà. Ha dimostrato la tua serietà, non mi ricordo cosa fosse. Nell'ambientazione? Sì, ma ha dimostrato la tua serietà, quindi non è vero quando ti dicono che sei sempre... No, non è mi vero. Sto pensando, forse avevo detto che l'avevo vista un po' troppo ispirata forse a The Expanse. Può darsi, non me lo ricordo manco più. Può darsi. Mm-hmm. No, comunque è vero, insomma, essere in tanto effetti, positivi non significa... In effetti, ragazzi... Sì. Se un gioco sa di poco, è giusto che tu lo dica, perché comunque poi dopo quella persona che lo compra te lo dà nella testa, e c'è anche però appunto, se lo fa. Ecco, esatto, però appunto magari non scegli di non parlarne. Semplicemente c'è gente che se le fa mandare a casa, poi ne parla male e lo rivende sul mercatino di Facebook, e quello non è già successo. Geniale. No, è un discorso di onestà intellettuale. Se tu sai il tuo bacino di utenza ce l'hai e potresti magari anche danneggiare un'azienda con la tua recensione, io direi appunto. La cosa più intelligente da fare è: guarda, questo è il mio video, azienda X, io questo è quello che penso del tuo gioco, se mi dai l'autorizzazione a pubblicarlo. Ma io lo farei personalmente sia in positivo che in negativo come cosa. Anche io adesso, Beta, quando menzionava il content creator, l'ha detto di Andrea, di Francesco, e io con i miei 4 spettatori su Twitch non sono un content creator, Beta, con le mie 17 visual su YouTube, sei un creator contento, ricordo che anche io ho un canale che adesso deve ripartire con i miei 150 iscritti, cioè di che cacchio stiamo parlando. No, però a parte le cagate, io in realtà le revisioni, cioè i miei contenuti, anche quando erano completamente positivi, li facevo revisionare. Ho fatto anch'io recensioni di GDR, di videogiochi, bla bla bla, le ho fatte sempre vedere, perché è giusto così, secondo me. Sappiamo, adesso io ovviamente no, ma voi che avete dei bacini di utenza più grossi, che può essere un'arma a doppio taglio, una recensione su internet. È un'arma
è un'arma a doppio taglio, ma è anche uno strumento importante, anche avere probabilmente una voce sincera, cioè Andrea ha 86.000 follower e passa, mi sembra, 86.700 al momento. E sono sfruttati e male, forse... ma perché c'è tutto un trascorso, comunque vabbè. Però insomma, sì. Cioè, su 86.700, che per me, per esempio, tu dici sei l'ultimo arrivato, ma in realtà per me sei un guru, perché io ho iniziato l'altro anno e quindi sto lavorando guardando i parametri. Quando ho visto i parametri tuoi, ho iniziato a parametrarmi a te, dicendo, beh, se lui è lì... Posso dire una cosa... Scusate, argomento ho cominciato, quindi esatto, ho cominciato con altro argomento. Esatto. Certo, però certo, posso dire una cosa? Intanto che bel giocatore Doc Boom. Scusate che ringraziamo Doc Boom del follow. Ma che bel giocatore! Esatto, posso dire una cosa solo e dopo faccio parlare Pain. Noi adesso Andre non te la prendere, però io e Pain abbiamo questo vizio, no, di confronto, questo termine di paragone un po' da boomer. Si può dire un po' da che boomer. Sei il Justin Bieber del gioco da tavolo? No. Mi dissocio. Aspetta. Tutti. Se mi volevi fare un complimento, mi potevi dire Giorgio Mastrota dei giochi da tavolo. Allora mandava bene, okay. Justin Bieber. Ma cosa c'entra? Io personalmente apprezzo Justin Bieber e per me era un complimento perché ascolto anche Stay, l'ultima canzone spettacolare. Però se preferisci il Mastrota, grande Electra. Io ogni sera dico, potevi dire James Hetfield, no? Il Justin Bieber. La musica, per amor di Dio. Comunque no, tornando lì dicevo, è comunque bello avere un parere, perché vieni visto anche come un amico a un certo punto, no? non come Bruno Vespa della situazione irraggiungibile. La gente piace questa cosa, perché accade su YouTube questo fenomeno nuovo, perché l'influencer può essere contattato e non è un mostro irraggiungibile che vive in TV. Quindi a quel punto lì la gente si aspetta da te anche un tipo di serietà e che tu dica anche la verità, cioè quello che pensi, giustamente. E magari fanno un acquisto in base a quello che dici tu, perché ti seguono. È giusto che tu dica una cosa onesta. Se ti mandano a casa un gioco, però c'hai la coscienza prima di dire, ma che gioco è? Boh, non lo so, è il gioco di lupo solitario. Ti fai, non mi piace, non me lo mandalo un altro recensore. Come faccio io? Cioè, a me mi hanno proposto dei giochi che non ho preso, perché non mi interessavano. Capite? Quindi se poi proprio lo vuoi provare perché non ne sai niente, magari dici, magari mi ricredo, però cioè fagli una recensione schifosa, anche perché io penso, nel mio piccolo, che gli editori italiani non siano dei truffatori, non è che stanno cercando di portare un prodotto schifo e te lo vogliono vendere 80 euro, non è ti vogliono fregare. Anzi, se lo sono andato a prendere in America, all'estero, l'hanno portato in Italia, l'hanno tradotto, ci hanno speso solo di tempo e denaro. Come nel caso della Weird Terminator, che hanno preso un bel gioco divertente, non è che sono andati a prendere un Kickstarter fallimentare. Quindi voglio dire, alla fin fine non è che l'editore ti porta un prodotto schifoso. Può non piacerti, quello per l'amor di Dio ci mancherebbe. Ma sei anche in tempo un attimino a alzare le mani e fare, guarda, mandala un altro. E te l'ho detto con le buone, capito? Perché sì. Betty, se ricordi, io per esempio su Terminator, quando feci anche il corso per il Kickstarter, eccetera, della pittura, dissi da uno che gioca e presenta GV da sempre, da ex manager, tutto il resto, dissi, beh ragazzi, è un gioco estemporaneo da tavolo, non si può considerare un gioco di miniature, è figo perché ha le miniature di Terminator. Se vi piace giocare una cosa estemporanea con la gente che avete invitato a cena, che è un gioco appunto fatto così, tipo Risico, Terminator è un gioco che funziona. Se invece volete giocare, se vuoi giocare a miniature, è tutto un altro mondo, vai a prendere appunto Kill Team, che cacchio ne so. Quindi e mi sembra che questa frase di Francesco, Elvis, correggimi se sbaglio, può anche presentare il punto 3 della nostra scaletta di oggi, giusto? Sì, effettivamente direi proprio di sì. Piccola premessa, ovviamente, quello che diciamo noi quattro è il nostro parere personale, siamo consapevoli, così come siete anche voi, che ovviamente se c'è un gioco che a me, Andrea, Betta e Payne ma non piace, a qualcun altro può piacere alla follia ed è giusto che sia così. Piccola premessa. Se ci piace non vuol dire che è figo. Cioè, esatto. È così. Se ci piace è figo. Nel mio video c'è scritto cosa ne penso, ma è una cosa soggettiva. Su questo, Andrea, visto che parlavamo degli 86.700, no? Cioè, come si crea una community? Allora, io te l'ho detto, io l'ho creata nella maniera giusta, cioè nel momento giusto, mettiamola così, sono capitato nel momento giusto, e ora vi spiego velocemente il perché.
però tornassi indietro non lo farei, te lo dico onestamente, a costo d'avere 5.000 iscritti al canale, perché io presi il momento boom quando uscirono i giochi survival. Fu un momento, diciamo molto prima di Fortnite, insomma tutti i giochi che vanno ora, no? Che piacciono ai ragazzi, che c'era Call of Duty, praticamente sul campo c'era FIFA, e iniziano a uscire un po' di survival, tipo Ark Survival Evolved, Rust, DayZ con gli zombie, tutti questi giochi a tema di sopravvivenza, che a me piaceva andare a morire, ma veramente, io ci dedicavo, ma avevo messo da parte le passioni di infanzia per giocarci, e gli ho dedicato un canale. E ho iniziato a fare delle serie che c'avevo dei video, riuscivano a fare anche tranquillamente quello che faceva poco, 40-50 mila visual. Quello che ne faceva tante è arrivato a 300 mila anche in su. Mm-hmm. E ho fatto delle serie che sono arrivate avanti anche per 30-40 episodi, anche il 40esimo episodio, in mezzo ai dinosauri di questo gioco, riuscivo a fare, che ne so, 15.000-20 mila visual. A un certo punto mi sono fermato, ovviamente i numeri crescevano e tutto quanto, perché ero il primo canale seguito, cioè quello più seguito in Italia, che faceva questo argomento. Però io penso che quando ti avvicini alla soglia dei 40 anni, ora, senza di rincorrere dodo sulla spiaggia, cioè non è che c'è tanta voglia, capito? E sicché mi è un po' calata questa cosa. Io più che altro c'ho un malus, io che ammetto che potrebbe essere qualcosa che mi va contro, ma purtroppo mi hanno fatto così, è che io purtroppo non so scendere a compromessi. Cioè, o una cosa la faccio con tutta la passione che ho, ho scritto un romanzo, ho provato a fare delle cose, sto dietro ai giochi da tavolo, ho provato a scrivere anche i miei regolamenti e tutto, però se non ho la passione in una cosa o mi finisce, io non ce la faccio. Cioè non riesco a mettere due parole una dopo l'altra. E sì che l'ho interrotti questi argomenti qui. L'ho interrotti, però quello che volevo fare, che è quello che faccio ora, non lo potevo fare per via del posto e tutto quanto. Quindi piano piano anche con mia moglie siamo ritagliati lo spazio e sono riuscito a ripartire, però... Ovviamente uno che passa ora dal canale, vede le visual e vede gli iscritti, fa questo se l'è bottati, questo se l'è comprati, questi so farlocchi. Però comunque il mio canale era un canale che ha iniziato con un altro argomento per tanto tempo. Quello che faccio ora, infatti, per quello ti dico calcolami da ora, perché quello che ho fatto prima non vale, capito? Cioè, quindi ora come agisci la community? No, non ti ho sentito, scusa. Come fai a gestire la community quindi adesso? Tu come la gestisci? Quali canali utilizzi? No, come comunichi con loro? C'ho Instagram, c'ho Facebook direttamente e poi c'ho anche Telegram. Ovviamente il pubblico poi piano, nel corso di questi più o meno 2 anni che ho iniziato a fare questo argomento qui, te lo devi ricreare piano piano. Quindi comunque è un po' come se tu azzerassi tutto, reset, e tu ripartissi da zero. Però comunque ci vuole pazienza, costanza e soprattutto è normale. Cioè, te hai conosciuto un canale che trattava videogiochi per 5-6 anni, poi lo trovi a fare ASMR, capito? Chiaro. Un attimino, devi anche pensare, ci voglio rimanere a seguirlo o no? Certo. Sì, insomma, sì, piano piano le cose si fanno. Una super scelta da parte tua coraggiosa, diciamo, no? Perché... Volendo, potevi restare a giocare ai videogame anche se avevi 40 anni, magari andavi su Call of Duty, capito? Però ho collaborato con delle persone che ora in live, in questo momento su Twitch, fanno 40.000 spettatori, però perché hanno continuato a fare quello che si faceva insieme, sarà una squadra di 3 persone. Si era fatto un canale in 3 praticamente con questi ragazzi che hanno superato le milioni e milioni di iscritti. Certo. Non ho voluto fare, non mi è interessato perché non ce la fa, io sono così. Cioè, avrò il mio problema, per l'amor di Dio. Testa alta, Andrea. Testa alta. No, testa alta, però non mi riesco a vendere, nel senso, capito? Cioè, va bene così. Betty, mi piace, Andrea. Sto iniziando a capire con chi lavora la Wild. Ora, perché siamo uguali. Siamo uguali. Sì, io però aspetta. La ragione sta nel mezzo, No, la ragione sta sempre nel mezzo, però è sempre giusto non piegarsi e rispettare se stessi e i propri ideali. Se tu adesso sei felice, sei contento, soddisfatto di quello che stai facendo, hai vinto. Sì. Io una cosa le volevo dire quando si parlava del discorso community, una cosa che rispetto molto anche del canale di Andrea è che lui non solo risponde a tutti i commenti che gli arrivano. Ma risponde in maniera molto umile. Io non conoscevo il canale di Andrea, devo dire la verità. Io sono un grande appassionato di Ark, però io non guardo YouTube, non guardo quelle cose lì, non, cioè, ve lo giuro, vi faccio video, però non mi piace perdere spendere il tempo su YouTube e faccio tutt'altro. E Evo, che è il nostro admin del server Discord, e quando gli ho chiesto di giocare Ark, mi ha linkato il tuo canale, si parla di gennaio, febbraio,
E lì ho visto i tuoi video, quindi da lì ho conosciuto. Poi dopo ho scoperto che lavoravi anche con Weird, perché da gennaio ho iniziato a lavorare anche con Weird, e col tempo comunque sia ti seguivo anche per i contenuti che adesso erano inerenti al gioco di ruolo, visto che la mia passione è anche questa cosa che condividiamo. Seguivo le tue recensioni, perché è giusto che anch'io mi documento sulle cose che mi interessano, e mi piace sentire le campane di altre persone prima di acquistare, specialmente se fanno delle recensioni pulite. Cosa che anche con me la nostra chat, certo, insomma, ha confermato, insomma, posso dire anch'io a testa, a voce alta. Però quello che ti dico è che a me piace molto il rapporto che hai con la tua community a livello di commenti. Tu non ti elevi rispetto a loro, e se volete una conferma, questi sono i link dei canali. Già che ci siete, iscrivetevi, seguitelo. Però potete, potete vedere la conferma di questa cosa. Andrea non si eleva magari come l'influencer che non ti caga, nonostante comunque ha dei numeri che sono molto carini. Lui è lì e vi risponde se gli scrivete, se gli fate delle domande. Quindi scusate, volevo dire questa cosa. Anche a commenti un po' tossici, mettiamola così. Ma certo. Tante volte un commento, per quanto è negativo, ti aiuta, perché fai, è vero, però questo potrebbe aver ragione, andiamo un po' a rivedere il contenuto, il tema adattato. Però tante volte ci sono un po' anche dei commenti tossici, perché ad esempio... un frangente che mi viene in mente, quando ci fu il problema, insomma, che tutti che viviamo questa mente qui abbiamo visto, che ci furono dei problemi di traduzione su due carte, una parte di regolamento di Nemesis, di un editore italiano, no? Che l'ha portato in Italia. E il problema è che poi la carta è stata ristampata e è stata mandata a casa a tutti, quindi ci è arrivato il corriere con un pacchettino con due carte dentro, cioè due carte, nemmeno da dire chissà cosa, perché effettivamente quelle carte rovinavano il gioco se rimanevano... non corrette così, no? Non revisionate. E io questa cosa andai a dirla su Facebook in difesa e mi hanno sommerso lì, capito? Shitstorm. Sì, bella grossa, anche a livello di commenti e tutto, dissi, ragazzi, però cioè, per due carte sbagliate che ce l'hanno rimandata tutti a casa, bastava mandare una mail, li state sommergendo, li state mandando una tonnellata, non ti dico di cosa, è anche il caso un attimino... Cioè, la community a volte, quella generale, ma soprattutto quella di Facebook, a livello di GDR, di giochi da tavolo in Italia, è un po' pesantella a volte. Sì, sì. Ma c'è il discorso anche del gregge, vero Betta? Ma pensi che sia istintivo o pensi che sia pilotato qualche volta? No, pilotato no, però io penso che dipenda un po' dalla scuola dove vengono. Perché se... come lo youtuber, come lo streamer, no? Hai presente che provano sempre a parlare come lui, a pensare come lui, sembra che ci abbia un cervello tipo i tirani di Warhammer, che ragionano tutti sì, il cervello sì. Dell'alveare. Uguale, sicché cercano sempre di rispondono un po' che non se ne rendono conto, capito? È una cosa che viene meccanica. Sì. Se seguono la community, quella community è quella perfetta, precisa, che vanno a recensire tutto, mettono puntini sulle i, però il manuale è un po' impaginato male, una pagina era storta. Oh, ma pensa a giocare. Gioca. Cioè, ma che ho capito? Sì. È quello. Beh, cioè, diciamo che c'è anche... diciamo che c'è anche questo rapporto del lobbista, no? Lobbista è un collezionista... E quindi, per esempio, ma parlo tipo di per The Genesis, per esempio, quando l'ho visto mi è caduta la mascella, l'ho fatto vedere a mio padre, che è fumettista Disney, eccetera, grafico, e non so se avete visto la trasmissione che ho fatto, ho fatto in quella puntata lì, insomma, ho chiamato mio padre, gli ho detto, guarda papà, vieni a vederlo te, perché è una roba che è fuori di testa, cioè non ho mai visto una roba del genere, è quasi un libro da collezione per chi è appassionato di illustrazioni post-atomiche, piuttosto che il giocatore, no? Quindi lobbista magari, quando vede un prodotto del genere e viene viziato da un prodotto del genere, se poi arriva qualcosa che è cheap, magari dice, orca, sono quelli di The Genesis, poi hanno fatto magari... ecco, nel caso di Weird questo non succede, quindi io sono felicissimo di questo, perché ogni volta che arriva qualcosa, un capolavoro, ci va anche Mouse Guard, che è piccolino ed è completamente diverso da The Genesis, sia come genere, come illustrazioni, non c'è nulla, che è un fumetto... però ha tutto un suo modo di essere confezionato che è da collezionisti, secondo me. Quindi poi ci sta che ho il lobbista, poi io torno sempre un po' nella community GV, dove la gente ha il dente avvelenato con qualsiasi cosa, perché se la prendono col bolter che non è stato fatto esattamente come doveva essere quello degli anni. E lo so che sono terribili, però da un lato cerco di capire anche il come mai... quando subentra insomma il collezionismo e quando invece sono solo perché fa figo parlare male della gente, capito? Certo, che fa figo parlare male dei giochi, non della gente.
No, come dice Andrea, molto spesso sono utili, comunque, solo che appunto ci sì. vuole un modo e modo, insomma, se sei gentile io ti ascolto anche meglio, è preferibile. Sì, ecco. sì, un feedback, cioè, è così, insomma. Allora, subentro io, scusate, andiamo avanti giustamente con la scaletta. Perché abbiamo una scaletta come abbiamo ogni una scaletta come sempre, scusate, e che scaletta? Sei punti di scaletta, che poi non rispettiamo mai, però le facciamo sempre le cose un po' a caso. Guarda che maglietta c'ho stasera, guarda. Guarda che roba stasera. Ecco, guarda. Vedi come si rispettano le scalette, guarda vedi? Questo è il Pokémon. Ah, è John Cena, quello del wrestling, bellissimo John Cena. Andrea, si è morto, no. Però, guarda, Andrea lo sa, Andrea lo sa, zitti che lo sa. Aspetta, non ce l'hai più, vedi più avanti. Non ti vedo tre... non si legge un'illustrazione, ma tu sai di che cos'è. Hai tre possibilità. Allora, un Night Hunt, no, non è. Night Hunt, no. No, qualcosa di Battle Rammer? Sì, sì, è normale questo. Nagash. No, aspetta, allora. Guarda, rosso, fumettoso, rosso e nero, è uscito da poco, una scatola è uscita da poco. Super no. Che team? No, come no, è uscita. Ultima, prima. Dominio. La indovino con una. Quella prima ancora. Con 100 l'ho indovinata. Da quella che ne hanno parlato male tutti perché era la più figa di tutte, ma non l'hanno risolta. È lei. Warcry, non lo so, quella l'ho detto tutti. È Cool City, la basta. Città maledetta. Betta, andiamo che, su Discord. Ecco questo? No, allora, esatto, Elvis, allora, scusa, è casa nostra, buttiamo fuori. Allora, Pain. Non detto nulla. Aspetta, vi spiego, è l'esempio perfetto. Questa scatola era eccezionale, è uscita fuori 2-3 mesi fa, eccezionale. Poi cosa è successo? Fra Covid, Brexit, questo e quell'altro, siccome la GV sta in Inghilterra, non sono riusciti a ristamparla, sono andati via di testa i giocatori, gli hobbisti, questo e quell'altro, adesso tutti hanno sparato cacca contro la Games Workshop perché non ristampava sta meravigliosa scatola che effettivamente bagarini, adesso, bagarini. Che vendono già i bagarini a 800 euro è un esempio perfetto, insomma. È perfetto, sì. Come l'account TikTok di Francesco Payne su cui potete parlare di queste cose mentre fai i balletti. Ma detto ciò, allora io chiedo un attimo scusa ad Andrea, perché giustamente il nostro ospite e fondamentalmente l'attenzione dovrebbe essere tutta su di lui, ma in realtà vorrei approfittare di una cosa. Abbiamo anche Betta, e per me questa è una cosa importante, avere Betta come ospite, perciò di riflesso in realtà, anche se ho già fatto questa domanda in altre trasmissioni su altre piattaforme, le rifaccio questa domanda anche qui durante questa chiacchierata. Ma intanto nel frattempo ringraziamo infinitamente Liana, che ha appena regalato una sub casuale ed è arrivata a Giolio. Signori e signori, Liana on fire. Ciao Liana, buonasera e benvenuta. E appena in tempo per la domanda di Betta. Ciao. Spoileroni non lo so, questa giustamente deve essere una sua libertà per spoilerare cose, però intanto dobbiamo idratarci, appena possiamo beviamo dell'acqua perché Liana vuole che beviamo con i punti canali, dopo beviamo. Allora, questa domanda che ti voglio fare, come ti dico, insomma, come ti ho detto anche nelle altre interviste, effettivamente il GDR è cresciuto in questi anni, il discorso delle community, nel senso, Weird ha la sua community, ovviamente avendo tanti gruppi, giustamente c'è anche questa scissione della community, perché finché avete questi gruppi, magari uno a cui non piace Alien e piace Conan può seguire Conan senza avere disturbi, bla bla, post, eccetera. Però al giorno d'oggi, al 2021, è più facile creare una community rispetto magari ai primi anni 2000, quando magari non c'era tutto questo discorso social, eccetera. E è una cosa completamente positivo, ha dei pro e dei contro, secondo te, secondo il tuo punto di vista? Allora, domanda importante, un po', scusa. Ha sempre avuto una community inconscia, nel senso che non se ne rendevano conto. È una cosa che penso abbiamo notato tutti, fino a prima che attivassimo probabilmente Twitch, i nostri giocatori amavano le stesse cose, avevano il nostro stile di pensiero, la nostra passione, il nostro concept della vita e dei giochi, e non lo sapevano di essere una community. E quindi è assolutamente fondamentale, perché c'è qualcosa in cui si riconoscono e non sono soli, e adesso sanno di non essere soli e sanno che trovano negli altri persone che la pensano come loro. La community serve a questo. Inoltre, se loro vanno a chiedere
è per questo che io apprezzo tantissimo il lavoro di Francesco e di Andrea e di anche di Elvis, ma in questo senso. Sì. Ma sì, di anche esatto, di content creators. Perché? Perché le persone prima andavano a chiedere informazioni in posti dove le informazioni non le sapevano e quindi non gliele davano. Se tu hai un accesso controllato alla community di un'azienda, è gioco forza che l'azienda ti dica le cose sui suoi giochi che sono corrette, perché ha un controllo normale sui contenuti dei suoi giochi, lo sa, c'ha un dubbio, va a vedere, prende la pagina e legge. Ecco, questo è stato fondamentale. La community di Weird è venuta fuori grazie comunque al lavoro dei nostri social media manager, Elvis e il nostro presidente. E che presidente? E Veronica, che è la mia ragazza. Vedete, no, scherzo, comunque. Che ringraziamo per aver fatto Ghiozza. I nostri collaboratori, brava Veronica, ottima. I nostri collaboratori, perché hanno, in realtà hanno saputo mettere in luce quello che era contenuto dei nostri giochi. Perfettamente d'accordo. Ad Andrea che lega, credo, tantissimo. Quindi sì. Tu, per esempio, come l'hai conosciuta Weird? Weird, mi sembra che, se non mi ricordo male, Elisabetta, vi ho contattati che sì, per... Mi gioco. Sembra che fosse Trudvang, se non erro. Sì, sì. Eccolo! O era Trudvang, anche lui. O Trudvang o era Coriolis, se ricordo bene. Non è Corioli a Rebra, dovrebbe essere Coriolis. Tutte le volte. Ma io lo chiamo Coriolis, perché vabbè. Fai benissimo. Sul terzo orizzonte, per questa cosa. Sul Coriolis. Mi sembra per quello, forse. E li contattai e disse, vabbè, proviamo, nel senso, vediamo un pochino se c'è possibilità di collaborare, di avere un manuale. È sempre stata, insomma, gentilissima Elisabetta, me lo mandò praticamente nel giro di pochissimo tempo. E no, poi vabbè, da lì si è iniziato a collaborare regolarmente tutto quanto, anche perché lei lo sa bene, che me lo disse a quel Luca Comics, ormai si è saltato l'ultimo per via del Covid, quello prima, Luca Comics, due Luca Comics fa. 19, sì. Sì, del fatto di Alien, e io la mia passione più grande da sempre, per quanto non è il mio gioco di ruolo preferito, lo ammetto, però la mia passione principale da sempre come saga è Alien. Io sono fanatico, lo dico senza nascondermi, è parte grande della mia vita, proprio lo adoro veramente Alien, e quando ho saputo che l'avrebbero portato in Italia, tradotto in italiano, perché comunque c'ho la versione, c'ho tutto della versione quella originale, quando ho saputo che lo portavano in italiano con poi tutte quante, magari gli altri contenuti, l'avventura, il carro degli dei, come si chiamava quello lì, Chariots of the God, i dadi, magari anche le mappe, quella di Edel e Soap, tutte quante tradotte in italiano, la mappa e tutto, io sono pazzito. Certo. Avevo messaggi deliranti con tantissime vocali, no, punti esclamativi. Porca vacca, che è successo? Scusate, che è successo? La chat è esplosa. Cioè, intanto c'è Sergio che ha chiesto di farci vedere l'M42A che ti ha regalato la tua dolce metà. Ma va, sì, ti prego. E non solo regalato, vero? E c'è Vacco che ha regalato 5 sabone. Vacco, ma accidenti, grazie infinite. E sono arrivati a Evo, il Barone, Nicola, Nannerini, il Cugi e Marco 77. Ti prego, sì, vai, ti prego. Vai, alzo la webcam che sono comandato, non uccidimi, mi vergogno. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Nel frattempo, Vacco, grazie infinite, bellissima sta cosa. E nel frattempo chiederò una cosa a Beta che volevo chiederle prima. Weird, no, ma che vergogna. Sì, effettivamente ho fatto ridere. Mi raccomando, Electra, adesso che non sente, quando sarete insieme, raccontagli la cosa di Justin Bieber. Ti faccio vedere cosa ha fatto ora lì, guarda. Guardate, sì, ragazzi. Questa è Che bellezza. President. Adesso vi linko anche la pagina. Presidente Weird, guarda. Spettacolare. C'è il gatto col trono. Ma che meraviglia. Bellissimo. Vado con la domanda, Betta. Allora, si parlava anche dei content creator, eccetera. Aspetta che ti fa vedere una cosa. Ce la fai, vai. Vediamolo. Ce l'hai. Zitti che è attenzione zitti. Che... aspettate. La scenetta, perché sennò poi dopo non vale. Allora, guarda, ti voglio presentare un mio amico personale. Questo è l'M41. L'ho visto. Guarda, bello. Mamma mia. È il regalo. Si vede? Vai, regalo di tua moglie.
regalo di tua moglie, c'è giusto? La frase dell'amico personale, giusto Andrea? Ripeti, che Francesco ha interrotto, ripeti. Esatto, no, stay frosty, come dice X, no, questo qui però soltanto non è una prop, è una replica perché è stampata in 3D. Sì. Ovviamente il counter è finto, è soltanto scritto e tutto quanto, il caricatore non si leva perché è soltanto una replica. Però certo, no, bene, eh? Meraviglioso. E non è giallo, ragazzi. No, questo è venuto veramente, veramente bene, ed era una vita che lo volevo, però ai tempi quando ero piccino non c'erano le stampanti 3D. No. E certo, se lo volevi comprare una cosa del genere, meccanico e tutto, ti andava a costare anche 700-800 euro, sì. Mai nella vita, nemmeno per quello, però insomma. Ma mi ricordo che nel video, quando l'hai mostrato, era un regalo che ti ha fatto tua moglie, mi sembra, sì, di ricordare. Ho visto sta stampante che stampava, gli arrivavano lavori, perché lei ci lavora, c'ha un negozio, e bloccava lavori. Aspetta, mi servono 2 settimane, poi i clienti. No, c'ho da fare un lavoro. Che sta stampando una casa, sta un'impalcatura. sono andato su, l'ho visto, che poi non contenta mi ha fatto anche la Sulaco grande di 30 centimetri, l'APC dei Marine e il rilevatore di movimento, cioè roba che... Ti amo. L'ho visto, sono morto. Sì, infatti. Sì, basta, è amore puro. Troppo bello. Sì. Hai fatto bene a sposarlo. Gira di notte con tutto attrezzato, facendo i rumorini bip, però. Perché infatti non è nemmeno... Ha detto giustamente Sergio, ha detto sì, ti manca il push e la pompa di X, quindi amore che stai vedendo live devi farmi il push e la pompa di X. Posso fare un momento pubblicità? Vi linko adesso Electra 3D Print, ci spieghi tu Andre che cos'è Electra 3D Print, questa pagina? Sì, è il suo negozio su Facebook, la sua pagina su Facebook, facciamo ovviamente, ora non so se si può dire che facciamo anche questi, non penso. Non credo, dissociati subito. Mi dissocio assolutamente, questa è una cosa solo per me, e facciamo stampe 3D per un po' di tutto, giochi da tavolo, cofanetti per Dungeons and Dragons, scenari per giochi da tavolo, giochi di ruolo, insomma un po' di tutto, ma questo no. Sì, il servizio di stampa 3D. Sì. Questo no, non si può fare, esatto. Quindi follow immediato. Però tecnicamente, se io ho bisogno di un servizio di stampa 3D, posso fare quello che voglio, tanto l'STL te lo do io. Quindi la responsabilità del file che stampo è mia, o no? Come funziona? Non lo sappiamo. Bisogna vedere se il file STL è coperto da copyright, perché comunque potrebbe essere un plagio, nel senso, il fucile Impulsi, l'M41 di Alien, insomma, non so se lo potrei stamparlo per venderlo. Se l'ho comprato... Con i diritti e tutto, posso stamparlo. Se l'hai comprato, se loro ti dicono che poi... un progetto stampabile, perdona. Certo, esatto. Come detto, chiaro, deve essere coperto dai diritti. Chiarissimo. Okay. Capito. Sì. Allora, vado con la domanda. È un'idea, ragazzi, sì. Anche 20th Century è un'idea. Esattamente. Beh, allora, Weird, nel corso degli anni, è una di quelle aziende, adesso Beta mi fulminerà, che non ha tantissimo affidato il suo brand all'infinità, alla vastità di content creator che si trovano online. Questo perché, mentre Andrea parlava, Beta insomma ha aggiunto effettivamente che loro cercano professionisti e persone serie. E giustamente adesso io sono qui con Payne e con Andrea e vi posso confermare appunto che Weird, se ha collaborato con questi ragazzi, è perché sono persone serie e professionisti affidabili, così come tutte le altre persone con cui abbiamo interagito nel corso del tempo, che avete visto, che continuiamo a promuovere, ecco. Ti chiedo Beta, poi dopo torniamo con la scaletta standard, effettivamente qual è il motivo magari che vi spinge a, più che il motivo, che ti chiedo scusa, quali sono le preoccupazioni magari che possono spingere una azienda X, ok, nell'affidare comunque sia il suo brand a un content creator, un influencer, eccetera. Sappiamo bene o male tutti quali sono, però noi non siamo un'azienda editoriale, non vendiamo questo tipo di cose, quindi possiamo provare a metterci nei vostri panni, ma non lo sapremo mai fare fino in fondo. Quindi quali sono le premure, le preoccupazioni che spingono un'azienda come può essere anche Weird Edizioni in questo caso ad effettuare una scelta di questo tipo, di affidare un proprio prodotto a X persona? E intanto già questa è una super domandona. Allora, diciamo che nel corso degli anni... Esatto. Elisa ha spezzato tutto.
Ciao Eli. Allora, diciamo che nel corso degli anni ci sono successe cose, nel senso che voi state citando Trudvang, io ancora sto aspettando la recensione di un blocco di Trudvang dato a uno che si qualifica e nel giro come giornalista, ma non ha mai fatto la recensione da 2 anni e mezzo. E quindi non mi si è mai neanche fatto ritrovare. Allora, il concetto principale è che la persona deve essere seria. Qualche volta sbagli, nel senso che magari hai delle informazioni su questa persona perché si presenta in un certo modo, ma devi sempre aprire un po' gli occhi. Una delle cose che è importante, primo, non perdere il prodotto, è veramente carino, infatti, Elettra. Sì, esatto. La seconda cosa è che questo sappia quello che dice, perché se per esempio su un prodotto ti dicono che magari il sistema di gioco è fatto in un certo modo e non è vero, capisci che stai vendendo tutt'altro. Oppure se ti dicono che, per esempio, una lingua che viene usata nel prodotto, che è inventata, in realtà è sgrammaticata, come fa a essere sgrammaticata se è inventata? Perché la sbagliano, la pensano come un'altra cosa, non va bene. Certo. Diciamo che una dei disclaimer principali che Andrea usa sempre, tra l'altro, e che questa è una cosa che io suggerisco a tutti gli spettatori di osservare e di considerare, è che Andrea dichiara sempre che il gioco gli è stato regalato, gli è stato dato dall'editore. Molti recensori questa cosa non la fanno, nel senso che sembra che se lo siano comprato, che abbiano speso i loro soldi per farlo. In Italia, a parte che legalmente, ma se non sbaglio addirittura in Instagram o in YouTube, questa cosa è obbligatoria, molti non lo fanno, dicono: è così bello che me lo sono comprato. E non è vero, invece te l'ha regalato un editore, quindi tu è chiaro che parli bene di quel gioco che magari è brutto, come dicevamo prima, perché te l'ha regalato, dicendo invece che te lo sei comprato. Ecco, questa è anche un'altra cosa, questi sono dei disclaimer base, e poi devi studiartelo, non è che io ti do il gioco 2 secondi dopo. Certo. Ho voluto fare questa premessa a Betta, perché in realtà non voglio che le persone si spaventino, perché vi spiego subito: Weird non guarda il numero degli iscritti o delle visual che tu hai. Weird guarda se tu ti poni in maniera seria, guarda se sei una persona che comunque sia, giustamente, guarda sui social come ti comporti con la tua community, guarda i commenti, guarda le varie cose e si nota da come ti poni con la gente, che tipo di persona puoi essere vagamente. Se volete creare contenuti con Weird, noi abbiamo anche il format su Messenger per iscrivervi, per provare a venire a fare qui le talk con noi. Voi non fatevi dei problemi. Se voi reputate di essere persone che non vogliono problemi, persone a modo, persone che vogliono essere professionali o che provano ad essere dei professionisti, o comunque sia hanno passione pura e sincera in quello che fanno, voi contattate Weird senza problemi, non avrete mai le porte chiuse. Non guardate Francesco e Corridan, che hanno migliaia di iscritti, ok? Voi pensate a fare bene le vostre cose, quindi Betta vi ha appena spiegato che cosa cercano, insomma, in questa azienda. Voi se... Premetto che è mio vizio, la Betty lo sa, e anche ogni tanto lo dice: ah, interrotto, dai, che mi piace entrare in dinamica, capito, della conversazione, ma non è che voglio interrompere. È che io sono l'esempio lampante. Guarda che io, quando ho contattato Weird, ero tipo a 10 iscritti, poi in un anno sono diventati 3150, ok, ma è stata una roba, cioè, hanno creduto in me come io ho creduto in loro, e probabilmente è stato quello, no? Cioè, quando li ho contattati, io non ho contattato altre aziende, tuttora io non ho altre aziende che fanno giochi di ruolo, che lavorano con me nel vlog, e non le presento neanche, perché faccio quello che mi piace, ho sempre fatto così, no? Quindi prendo quello che mi piace. Quando ho visto cosa facevano loro con Trudvang, fatalità come Andrea, li ho contattati e ho detto: ragazzi, ma Paul Bonner è eccezionale, sto gioco di ruolo è fantastico, io provengo dai Celti perché sono mezzo scozzese, che mi raccontate? Ci siamo sentiti, ci siamo trovati, ci siamo proprio innamorati, ci siamo cresciuti, cioè io sono cresciuto con loro, loro erano già grossi, io sono cresciuto con loro, cioè se sono qui oggi è perché loro hanno creduto in me, sostanzialmente. Infatti attraverso gli errori si impara. Con Andrea è stata comprensione quasi immediata, vero Andrea? No? Perché a me è sempre piaciuto essere appunto onesto, dire veramente come la penso sulle cose, anche collegata al discorso prima, lasciare argomenti che non mi interessavano più. Quindi comunque cerco sempre di essere cristallino. Però come si è detto prima, di le cose come stanno, nel senso, non dire che il gioco te lo sei comprato, oppure magari che il gioco, se te l'hanno mandato, lo dici. Poi sei liberissimo anche di dire: il gioco non mi piace. Però da qui a fare una cattiva pubblicità,
ce ne corre, capito? Ce ne passa, sì. Soprattutto se poi lo fai con un po' di cattiveria, anche sì. Messo lì, tutto là, no. Esatto. Certo. Tutto lì. Hai capito che serotona anche questa? Sì, sono una bella chiacchierata, sono molto certo. Poi quello ne valsa veramente tanto la pena, esatto, dal fucilone. Esatto. Guarda il che fucilone. Sta arrivando Sergio, lo vedo dietro, apre la porta. Sergio, allora, non dare il tuo indirizzo, se no sì, tienilo, sì. Tienilo, aspetta. Spuntano allora. Le fottute pareti, non si poteva dire fottute. No, visto che noi, a noi piace mettere no, fra a proprio agio i nostri ospiti, giustamente siamo qui in live con Andrea, che sappiamo che adesso porterà i giochi di ruolo su Twitch, facciamo la domanda in live, così è costretto a dirci di sì. Secondo me, prima o poi che si è... Allora, io, signori e signori, ammetto che proverò a rompere le balle quotidianamente ad Andrea per cercare di fare una giocata di ruolo con lui. Mi piacerebbe tantissimo che sia qui da noi, che sia vero. Da lui sul suo canale, che sia un po' di qua un po' di là, non lo so, va ancora valutato, ma veramente gli romperò le balle tutti i giorni. Sì, mi piacerebbe tantissimo. Mi prenoto anche io. Fantastico. Mi prenoto anch'io. Bene, è obbligato, esatto, obbligato per legge a dirti sì, tra l'altro. Il presidente non può accettare il no durante la live, quindi... No, esatto. No, rispondevo a Elettra. Ah, ok. Molto bene, direi, momento Barchetta, prima... Marchetta, prima della Barchetta. Chiusura, scusate, mi mangio le parole, sono i ghiozza, la salsa di soia. Allora, Andre, ci racconti un po' adesso quali saranno i prossimi step, se puoi, se hai voglia di condividerci, se hai anche qualche anteprima su quello che porterai sul tuo canale, affinché insomma ci si possa prendere la briga di seguirti e di conoscerti per chi già insomma non ti conosce. Io ne approfitto per mettere anche i tuoi link e anche quelli di Elettra 3D Print qui sulla chat, figurati. Come progetti vogliamo, cioè stiamo iniziando a collaborare molto di più con aziende, vabbè, per la maggior parte sono cinesi, comunque di produzione di stampanti 3D. Abbiamo modelli, ci mandano modelli insomma per recensioni, per testarle e tutto quanto, quindi ci piacerebbe portare anche molto di più quell'argomento sul canale, anche perché si sposa perfettamente con giochi di ruolo e da tavolo, perché sì. ti puoi stampare tutti quanti gli oggetti che non ci avevi, magari Warhammer, ti fai un bello scenario, ti stampi un castello, una casa, insomma ci sta veramente bene, o nei giochi da tavolo te li vai a pimpare in gergo, perché magari levi il token e ci metti la miniatura, quindi comunque quella è una strada che abbiamo intrapreso anche a livello di lavoro e ci interessa molto portarla avanti. Per quanto riguarda altri progetti del canale, voglio inserire molto di più i giochi di ruolo, perché l'ho tenuti un pochino più, cioè sono la mia passione principale, al pari dei giochi da tavolo, ma l'ho messo un pochino più da parte. Invece li voglio portare molto più regolarmente sul canale, ma soprattutto in live, sia su YouTube che su Twitch, perché mi piacerebbe anche iniziare a giocarli, sti manuali, invece soltanto di certo. Leggerli per farci... Certo. Prima. Perché poi, insomma, anche arrivati a 40 anni non è così più facile per noi giocare dal vivo fra amici e tutto. Quindi comunque, poi sarebbe anche un problema farci le live. Quindi si usa magari Tabletop Simulator, oppure si usa Roll20, ci troviamo su Discord. Sì. Insomma, fare una partita su Discord organizzata si fa bene, si fa abbastanza velocemente. Quindi quello è un altro tipo di argomento che mi piacerebbe portare. E poi magari sì, iniziare a fare un po' più di live su... Magari ogni tanto ci butto nel mezzo anche un videogioco, però sì. Diciamo deve essere qualcosa comunque sempre di collegata all'argomento che porto sul canale. Oggi è uscito Alien Fireteam Elite, che tra l'altro ci sta portando prima di venire in live, che è una bomba. Quello magari lo posso anche portare, perché comunque lo vai a ricollegare al manuale della Wizard, certo. Che magari hanno tradotto, capite, una cosa o un'altra. E tra l'altro non so se qualcuno di voi ha letto un po' la lore e tutto quanto, è tutto collegato con quello che c'è scritto nel manuale, eh? Quindi è tutto canonico ora. Allora hanno fatto un lavorone. Hanno fatto un lavorone mostruoso. È tutto, tutto lavoro, è tutto connesso. È proprio tutto canonico. Sì. Cioè, va preso anche se non sei un videogiocatore. È una roba allucinante. Sì, sì, sì. Ti racconta tutto quello che trovi anche scritto nel manuale di Alien. Sì. E quindi, insomma, questi argomenti qua. Ecco, iniziare un pochino più a giocare. Ecco, mettiamolo perfetto. Così. Io ho avuto un attimo una visione, non so se è capitato anche a voi, di Coridan Andrea che gioca in team insieme a Elvis il gioco di Alien, ed Elvis che muore 44 volte. Ho fatto in una maratona di 6 ore devastante. Cioè, Coridan, è solo tu puoi salvarlo. 6 ore di Alien Isolation, dalle 18 alle 24, vero Betta?
sarei morto. Sono morto un botto di volte. Avevo Sergio che stava in chat con me, anche alcuni altri nostri utenti, e avevo messo i sound alert a volume altissimo gratis. Bellissimo. E la gente metteva gli urli. Sì, sì, è stato. E non ho detto nessuna parolaccia quasi. Beh, è già che io non lo potrei quasi fare. No. Però vabbè. Cioè, dai, non con no, 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 guarda, no, lasciamo stare, andiamo avanti. Povera Amanda, esatto, Sergio, povera Amanda Ripley. Mangiando marshmallows e quasi si ammazzava anche lui, ricordiamo anche questo piccolo. Ah, passaggio. Avevo i marshmallow quella sera? O era un'altra? No, non era un'altra live. Ho fatto il Chubby Bunny, sì, scusate. Il povero Evo che lo cerca di salvare. Sì. Anche quando ho giocato a Conan, wow. Secondo me io vi vedrei in squadra. A Conan Exile, magari, giocarci con Coridan, porca vacca. No, ci abbiamo anche il server italiano, no, no, basta. Giochi sul Vibe, basta. Ma voi tutti su PC o anche console? Entrambi io. No, io sono PC, io sono purista proprio, sì. Entrambi, purista. Adesso gioco con Diego. Gioco col bimbo, facciamo il cross, cerchiamo giochi cross platform e cross play. Io cerco Surma per Sea of Thieves, ve lo dico, che se avete bisogno di andare in giro per mare, cosa lo conoscete? Cartone animato. Guardate che cantate quella canzone, è bellissimo. Ci gioca di Dis Dungeon, ragazzi. Sì, è vero, ci gioca di Dis Dungeon, quindi vi mettiamo in contatto. Direi, i punti canali per il marshmallow, mamma mia, che tristezza. Signori e signori, direi che cantando la canzone di Sea of Thieves siamo arrivati al termine di questa live. Io quindi, dopo la conferma di Andrea, posso dirvi che non sarà l'ultima volta che lo vedrete insieme a noi in live, quindi la cosa mi fa molto felice. Ringrazio infinitamente Betta anche per la sua presenza, speriamo che lei possa venire più spesso in live a sopportare noi e le nostre maglie, tutte le cose che flexiamo. Betta, ti piace la mia maglia? Sì, molto bella, finitela, tutti che si mostrano le maglie. Bellissimo. Mi sembra di essere all'asilo, Andrea. O quando insegnavo, c'erano i miei allievi che arrivavano strisciando. Sto guardando dov'è il manuale di Mausgard, che ce l'ho anch'io. Mausgard da qualche parte. Andiamo. Ma ringraziamo tantissimo allora anche Payne, il nostro super mister Payne, e un grazie infinito a Iana e soprattutto a Vacco, che oggi era super on fire. Vacco, questa cosa non verrà trascurata dal presidente e da tutta la sua crew. E veramente grazie infinitamente. E noi ci vediamo alla prossima. Non so se fare il raid o no, Andre, perché io non so fare i raid. È una cosa che non so fare. Si può fare un raid a un canale offline al tuo? Che così ti mandiamo il follow? No, penso offline. No. Grazie. No. Ok. Grazie. Allora, me l'hanno, la regia me l'hanno portato. Grande. Hanno sentito da di là. Eccolo. Meraviglioso. Manuale. Come si prendono le spillette weird? Quali spillette weird? Quelle da GM? Allora, spillette? Le spillette weird ce le hai solo se sei morto sul campo durante un evento. Ma questa? Quello è una decorazione al valore militare durante Lucca o Modena, non mi ricordo scusate, bene. Sono un po' il Cristiano Ronaldo che bacia la maglia, scusate. Scusate. Però, no, Elisabetta, dovresti dire che se compro la collector gli regalate anche questo, capito? Sì. Arriva insieme, giusto, è vero. È vero. Grazie di cuore, Vacco, davvero. Grazie Andrea, grazie di tutto. Grazie a voi. È stato fighissimo. Grazie a voi e quando utile. Volete, ragazzi. Sempre, quando volete. Grazie tantissimo. Ti invito in studio da me a Venezia. Figata. È un po' lontanino. Vieni con tua moglie 2 o 3 giorni, ti ospito io che sono a casa vacanze, vabbè, facciamo un'intervista in studio da me. Va, ti ringrazio. Io porto lo spritz, scusate, mi autoinvito, porto lo spritz. Partita anche in team, partita. Esatto. Grazie infinite a tutti e tutte, ciao.